Clamoroso a Teramo, evacuato il Delfico, la procura sequestra la struttura, mancano documenti per la sicurezza sismica. Senza aule, oltre 1200 studenti saranno ospitati in altri istituti. Il presidente della provincia d'Angelo, costruiremo una scuola provvisoria in 2 mesi. Sanità, la regione intercetta 16 milioni dall'INAIL per la ristrutturazione del polo di Casalena in Cittadella della Salute. Università d'Annunzio, innovativo Career Day di Ateneo nei campus di Chieti e Pescara. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Super J. L'avete sentito dai titoli, davvero clamoroso a Teramo. È arrivato come un fulmine a ciel sereno alle 15.30 di oggi sul registro elettronico degli oltre 1200 ragazzi che frequentano il convitto Delfico e il liceo classico di Piazza Dante a Teramo. La circolare con cui i dirigenti Daniela Baldassarre e Iside Lanciaprima comunicavano di dover evacuare la struttura in quanto la procura su ordinanza del GIP del Tribunale di Teramo ne ha disposto il sequestro preventivo. Scuole e alloggi chiusi quindi da oggi e nei prossimi giorni. La procura ha chiesto ed ottenuto il sequestro in virtù di una incongruenza documentale rispetto al raggiungimento dell'indice di vulnerabilità sismica della struttura dopo i lavori fatti dalla provincia. Il PM Davide Rosati e il GIP che ha firmato l'ordinanza di oggi è Martina Pollera. Adesso vedremo una serie di servizi realizzati da Paola Peluso e Maurizio Valeriani. Cominciamo con le dichiarazioni della dirigente Baldassarre, il vicepreside del convitto Rabuffo. Vediamo. Dottoressa Baldassarre, cosa è successo, perché abbiamo evacuato e c'è questo sequestro del convitto? Sì, alle ore 14 io e la dottoressa Lanciaprima, la dirigente del classico, abbiamo ricevuto la notifica da parte del comandante dei carabinieri di evacuazione dell'intero edificio, quindi del liceo classico e del convitto nazionale, a seguito di un esposto e di una ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. Esposto per cosa? Da quello che si intende nell'ordinanza, per inesattezze strutturali, che però adesso bisogna che si verifichi. Manca un'agibilità in questo stabile? No, non lo so, non è questo, forse è una mancata documentazione. Io adesso non so riferirvelo, non ho neanche avuto il tempo di leggere tutta la documentazione, ho interessato tutte le gli enti, sono stati qui adesso, sono andati via il sindaco, il presidente della provincia, tutti gli uffici. Quanti ragazzi dobbiamo sistemare? Parliamo del convitto. Allora, noi abbiamo in totale più di 800 alunni fra primaria, media e superiori e poi abbiamo una sessantina di fra convittori e convittrici. Quindi adesso non abbiamo procurato un allarme, perché veramente questa disposizione si poteva fare nel precedente fine settimana. I ragazzi stavano effettuando le attività sia curricolari che integrative del semiconvitto, li abbiamo lasciati tranquilli, adesso si sta avvicinando l'orario dell'uscita e dobbiamo recuperare tutti i nostri convittori, molti dei quali stanno svolgendo delle attività nelle squadre di calcio a Notaresco, a Giulianova, a Pineto, e quindi li dobbiamo far rientrare in sede. E dove potrebbero andare secondo lei? In qualche hotel, una struttura ricettiva? A parte adesso saranno i genitori a venirli a prendere, invece per i ragazzi che vivono, risiedono fuori provincia e regione, adesso il comune si è interessato di trovare degli alloggi qui a Teramo. Scuola chiusa chiaramente da domani, nella circolare che le famiglie si sono ritrovate fino a data da destinarsi. Sì, perché io non posso disporre nulla se non questo. Questo è quello che mi è stato disposto di fare, ovvero di evacuare, diciamo questa brutta parola, ma è così, anche se con tranquillità, l'edificio nel minor tempo possibile.
stiamo cercando di affrontare questa situazione di una certa difficoltà, perché non è una cosa che capita tutti i giorni. Tuttavia mi sento di dire alle famiglie, insomma, come stanno anche i fatti, anche alla città. Il sequestro è documentale, quindi c'è un problema di sicurezza della struttura. Non c'è un problema di sicurezza immediata della struttura o di evacuazione che dobbiamo correre. Saranno delle cose che poi saranno chiarite nelle opportune sedi. Credo che questi problemi, che mi sembra di capire da una lettura sommaria, sono soprattutto documentali e non immediati, strutturali dell'edificio, non c'è nessun pericolo immediato, saranno sicuramente risolti. Il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, annuncia la costruzione di una scuola provvisoria in 2 mesi a Teramo per le classi evacuate dal Delfico. Intanto l'Università di Teramo ha dato la disponibilità per accogliere alcune classi evacuate. Vediamo. Presidente, fulmine a ciel sereno, le famiglie sul registro elettronico si ritrovano la circolare, ma il convitto Delfico quindi non era sicuro, stando al Tribunale? Stando a quello che dice il Tribunale, no. Noi avevamo perizie tecniche agli atti che dicevano il contrario, comunque che dicevano che le condizioni potevano essere consone al svolgimento delle attività didattiche. Il comitato tecnico incaricato dal Tribunale ha contestato queste perizie e pertanto ci ha notificato il provvedimento di sequestro. Cosa contesta concretamente? Cioè il fatto che fosse difforme il coefficiente di vulnerabilità sismica rispetto alle verifiche fatte dal comitato? Allora, la contestazione è meramente tecnica, quindi non possiamo entrare nel merito perché l'iter amministrativo è quello previsto da una norma, quindi noi abbiamo fatto, noi in realtà nel 2016 e nel 2019, è stato fatto quanto dovuto e ad oggi, a seguito di una segnalazione, è stata fatta questa analisi dal Tribunale e la contestazione è meramente tecnica. Questo sequestro ha comportato l'evacuazione, parliamo di 1200 studenti da sistemare. Il Comune ha già trovato una soluzione per le 14 classi di medie e primarie, ora aspetta insomma a sistemare i ragazzi del convitto e del classico. Sì, di fatto abbiamo trovato, ringraziamo il Comune per le 14 aule della primaria, abbiamo trovato 25 aule nel Pascal e del Forti, di cui 9 di queste saranno sistemate in una settimana, nei prossimi giorni, quindi 25 aule, in particolare 3 ordini di scuola saranno trasferiti al Pascal e al Forti. Mancano ancora circa 28 classi. Come si fa? L'università sta facendo proprio in questo momento, nel quale parlo, una valutazione e domani mattina ci darà la propria disponibilità. Con molta probabilità la parte restante andrà all'università. Avete già chiesto un preventivo per una nuova scuola, per quanto provvisoria? Di cosa si tratta e dove sorgerà? Sì, abbiamo chiesto un preventivo perché ci appare, perlomeno dalla valutazione sommaria, naturalmente tutto si è svolto in pochissimi minuti, ecco, meno di un'ora fa, abbiamo già pensato di realizzare una nuova scuola che con l'auspicio che possa essere quanto più vicina possibile all'attuale Delfico, quindi stiamo adesso valutando tutti i siti liberi in città, siti non solo liberi ma anche idonei da un punto di vista geologico e per quelli che sono i vincoli urbanistici. Su uno di questi siti, almeno di circa 6.000 metri quadrati, pensiamo di realizzare entro e non oltre la riapertura dopo le vacanze di Natale di una nuova scuola che avrà la forma di moduli provvisori. Che cosa si sente dire alle famiglie di 1200 ragazzi rimasti senza scuola in questi giorni? Mi sento di dire che purtroppo questo Stato è vittima di se stesso, delle proprie norme e della propria burocrazia. Le scuole elementari e le classi delle medie dalla prossima settimana saranno trasferiti presso le scuole San Berardo e De Jacobis. Ascoltiamo adesso il sindaco di Teramo, D'Alberto. Sindaco, 7 classi di scuola media inferiore e 7 classi di scuola primaria sfrattate, evacuate dopo l'ordinanza sul convitto da parte del Tribunale. Siete già al lavoro, avete trovato già la soluzione, possiamo dirlo? Sì, per le classi appunto delle scuole elementari e medie abbiamo individuato l'istituto di Teramo 3 con le 2 strutture della De Jacobis e della San Berardo, che hanno capienza tale da poter riorganizzare appunto gli spazi stessi e dare ospitalità a queste scuole.
al convitto e a queste aule e ai diversi gradi. Abbiamo lavorato fin dalle prime ore, dai primi momenti a fianco della provincia, alla quale abbiamo garantito la piena disponibilità e il pieno sostegno per fronteggiare questa emergenza, emergenza che riguarda sia l'aspetto scolastico ma anche l'aspetto sociale di assistenza, perché ospitiamo, abbiamo garantito l'ospitalità dei convittori che non fuori sede, che quindi non potranno trovare una soluzione alternativa immediata all'interno di strutture alberghi. Quanti sono? Ma al momento abbiamo avuto 5, il numero di 5, ma probabilmente sarà incrementato perché abbiamo anche altre esigenze che ci devono essere comunicate. Quindi... Fulmine a ciel sereno anche per voi del comune? Beh sì, al di là adesso della competenza insomma, della proprietà dell'edificio capo alla provincia, è sicuramente un colpo per tutta la comunità. Ipotizzate, sindaco, che già da lunedì prossimo, d'accordo con la dirigente scolastica dell'istituto Teramo 3, si possa già rassicurare le famiglie per far rientrare in classe tra San Berardo e De Jacobis i ragazzi? Ma noi siamo già al lavoro, adesso vediamo di superare le questioni logistiche, quindi prima possibile troveremo, cioè la soluzione è stata già trovata, la renderemo efficace, quindi il tempo di organizzarci, la disponibilità della scuola c'è tutta, la volontà nostra è stata già manifestata, quindi la settimana prossima sicuro, vediamo adesso il giorno. Inoltre il Comune di Teramo ha contattato l'azienda La Vivenda per garantire il servizio di refezione per i bambini tramite il pasto veicolato. E adesso invece sentiamo le preoccupazioni dei genitori raccolte prima dalla conferenza stampa che si è tenuta in provincia davanti proprio al Delfico. Sentiamo. Avete appreso la notizia, signora, sul registro elettronico? Io attraverso il gruppo delle mamme. Lei è la mamma di una ragazza, di un ragazzo? Ragazze che sono alle medie. Cosa la fa pensare quello che è successo? Niente, attualmente sono soltanto un po' nel panico perché insomma mi sembra di capire che il problema sia serio e che ci saranno diversi giorni in cui gestire i ragazzi a casa. In un momento poi della didattica importante in cui i ragazzi stavano prendendo il via, in particolare mia figlia deve fare esami terza media, quindi insomma... La provincia si sta attivando per trovare una collocazione per insomma le 43 classi del convitto, non sarà semplice, voi insomma avete fiducia in questo, chiedete qualcosa in particolare, ad esempio che almeno lunedì possano tornare a scuola? Noi ce l'auguriamo, non so cosa aggiungere. La piccola fa la terza elementare e il grande la seconda media. Quindi adesso tutti a casa? Tutti a casa. Cosa le hanno detto? Non si sa, poi ognuno dice la sua, capito? Per cui non... niente, così. Ed ora cambiamo argomento. È stata ritrovata fuori regione questa mattina Chiara Casturà, la studentessa di 15 anni scomparsa martedì mattina dopo essere uscita da casa a Santa Maria in Barro nel Frentano, diretta a scuola a Lanciano. Ma a scuola Chiara non era mai arrivata. I carabinieri l'hanno ritrovata insieme al fidanzato 21enne. I due si erano allontanati insieme dall'Abruzzo utilizzando i mezzi pubblici. Entrambi sono tornati a casa. Sono in corso adesso gli accertamenti disposti dalla Procura dei Minori per ricostruire le motivazioni dell'allontanamento volontario della quindicenne. Lavori di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso dal 14 ottobre. Sulla viabilità nel traforo, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto questa mattina in commissione in regione ha richiesto soluzioni alternative ed efficaci per i territori. Sentiamo il servizio di Marina Ruggeri. Questa mattina il sindaco Gianguido D'Alberto in regione, nell'ambito della seduta odierna della seconda commissione consiliare territorio, ambiente e infrastrutture, sui lavori di messa in sicurezza del traforo e del sistema idrico del Gran Sasso, convocata dal presidente Emiliano Di Matteo su richiesta del consigliere regionale Sandro Mariani, ha espresso le sue perplessità. Nel corso del suo intervento il primo cittadino nel ribadire come la priorità sia la tutela della risorsa idrica, così come la necessità di avviare immediatamente i lavori, è tornato ad affrontare la questione relativa agli insostenibili disagi che pendolari ed imprese si troveranno a dover fronteggiare. La soluzione individuata ad oggi, che prevede il transito in ciascun senso di marcia per la durata di 5 minuti ogni 30 di attesa, ha sottolineato il sindaco D'Alberto, è destinato a creare forti disagi e non è sostenibile
sostenibile sulle lunghe distanze. Per questo è necessario utilizzare questi 45 giorni in cui saranno realizzate le attività propedeutiche alla progettazione per comprendere come ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità. Inoltre, nella commissione consiliare si è evidenziato come l'impatto maggiore in termini di viabilità si avrà per la provincia di Teramo, anche per l'assenza di una viabilità alternativa adeguata, rischiando di restare isolata rispetto alle principali vie di collegamento. È importante che Strada dei Parchi ci assicuri la verifica e la realizzazione di tutte le soluzioni alternative, reali, efficaci e sostenibili, rispetto a quella prospettata per questi primi 45 giorni, ha proseguito D'Alberto, molto drastica e insostenibile nel lungo periodo. Sono state avanzate diverse proposte, come ad esempio il contingentamento dei mezzi con il doppio senso di marcia. È stato spiegato che non è possibile senza un sistema di ventilatori bidirezionali. Il sindaco propone di intervenire per averlo disponibile all'atto dell'avvio dell'intervento vero e proprio, così come si possano valutare i semafori intelligenti. Il primo cittadino è poi tornato a chiedere che il governo garantisca l'integrale copertura finanziaria dell'intervento, pari a circa 210 milioni di euro, e l'abbattimento dei pedaggi. Ora ci occupiamo di sanità. La consigliera regionale di maggioranza Marilena Rossi plaude all'iniziativa dell'assessora regionale alla sanità Nicoletta Veri, che ha portato all'ottenimento di importanti finanziamenti INAIL per la regione Abruzzo approvati dal Ministero della Salute. In particolare per quanto attiene la provincia di Teramo, scrive Marilena Rossi, l'INAIL ha destinato una somma complessiva di 16 milioni 40 mila euro che verrà impiegata per la realizzazione di una cittadella della salute per servizi di diagnosi e poliambulatoriali per la ASL di Teramo attraverso la ristrutturazione della struttura esistente in contrada Casalena a Teramo. Sequestrata l'area del capannone della Chemipol di Cerna di Pineto, distrutta dal rogo divampato tre giorni fa, il sindaco Alberto Dell'Orletta ha firmato due ordinanze con cui obbliga la ditta all'immediata bonifica e le aziende limitrofe di non lavare pareti e tetti oltre alle superfici esterne. La Procura di Teramo intanto ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'incendio. Il servizio di Lino Nazionale, vediamo. È stata posta sotto sequestro l'area su cui sorge il capannone della Chemipol distrutto dall'incendio di lunedì scorso e l'ASL di Teramo ha imposto ai titolari della ditta di Cerne di Pineto, che produce solventi, l'immediata bonifica. Sulla base delle indicazioni arrivate dalla ASL e dall'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, il sindaco di Pineto Alberto Dell'Orletta ha firmato due ordinanze. La prima, appunto, con la quale sollecita i titolari della ditta ad iniziare tutte le procedure di bonifica con la supervisione della polizia locale, l'altra con cui fa divieto alle aziende e ai privati che ricadono in un raggio di 500 metri di distanza dalla Chemipol di lavare pareti e tetti oltre alle aree esterne. Intanto è stata aperta un'inchiesta sulle cause dell'incendio che tre giorni fa ha distrutto i capannoni di stoccaggio dei bidoni e delle bombolette contenenti solventi e che hanno alimentato il rogo spento dai vigili del fuoco dopo oltre 12 ore. Sono stati ascoltati alcuni operai della ditta che hanno raccontato che le fiamme sarebbero state sprigionate dalla batteria di un muletto elettrico che veniva utilizzato per il trasporto dei contenitori. L'inchiesta dovrà inoltre accertare se la ditta fosse in possesso di tutta la documentazione che riguarda l'area di stoccaggio, i capannoni e tutte le misure di sicurezza adottate e previste dalla legge. Per adesso nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Teramo. Gli ispettori dell'ARTA anche nelle prossime ore seguiranno nuovi prelievi e accertamenti sulla qualità dell'aria. La situazione comunque è tornata alla normalità nei territori limitrofi, mentre nell'area interessata dall'incendio sarebbe stata riscontrata la presenza di fibre di amianto contenuto nel solaio, poi imploso a seguito del rogo. Ora ci spostiamo a Pescara, due giorni di incontro tra aziende del territorio e giovani talenti universitari. Ieri al campus di Chieti, oggi in quello di Pescara, l'innovativo modello di conoscenza e scambio del Career Day, organizzato dal settore Career Service and Placement dell'Università d'Annunzio in collaborazione con MAU, il servizio di Ferruccio Benvenuti. Workshop con 22 aziende, simulazioni di interviste con imprenditori e manager e dei career game, tutte esperienze e attività che consentiranno agli studenti, ma anche alle imprese, di mettersi alla prova in
Career Day di Ateneo nei campus di Chieti e Pescara, organizzati dal settore Career Service and Placement dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, in formato rinnovato. Normalmente nei Career Day l'incontro tra le imprese e gli studenti avviene perché le imprese si presentano le loro attività e agli studenti è richiesto di incontrarli, lasciare i curricula, insomma è un'attività che prevede poca interattività. Noi quest'anno, grazie a MAV, grazie all'ufficio placement diretto eccellentemente da Annalisa Michetti, abbiamo innovato, abbiamo previsto il coinvolgimento di 22 aziende e di quasi 400 studenti e queste 22 aziende hanno allestito 50 attività diverse, interattive, e nelle quali gli studenti e le imprese si incontrano, dialogano al punto che o partecipano a dei giochi di ruolo, oppure i ragazzi intervistano le imprese con delle domande anche, come dire, scomode, e quindi attraverso questi strumenti credo che riescano meglio a comprendere le caratteristiche del mondo del lavoro che andranno poi a popolare auspicabilmente. Imprese che entrano nell'università e un'università che si apre? Sì, è un processo che oramai è in piedi da qualche tempo, nel quale devo dire le imprese locali del territorio stanno dando un riscontro eccellente. Un'opportunità esclusiva per gli studenti, quella di conoscere da vicino le diverse realtà imprenditoriali sul territorio e per le aziende di poter entrare in contatto con quelli che saranno i lavoratori di domani. I ragazzi quando escono dall'università hanno sempre l'impressione di avere moltissime nozioni teoriche e poco applicate, invece scoprono poi che è il modo in cui ragionano, l'approccio alle questioni che fa la differenza, e quindi poi scoprono di essere molto più utili di quanto pensino. Bene, ci fermiamo qui. Ora vi lascio alle previsioni meteo, come sempre realizzate da Marco Di Loreto, e poi alla pagina sportiva, il TG Sport, condotto questa sera da Stefano Veceglio. Grazie, buona serata, arrivederci.